Ciao a tutti amici di Mac Programmi, sono io, Loda Andrea. Oggi di che cosa parleremo? Oggi parleremo di Objective-C, la seconda lezione di Objective-C. Faccio una breve premessa: questa lezione guarderemo la teoria. Vi prego di non cambiare video perché è importante quello che sto per andare a introdurvi. Senza un minimo di teoria non si va da nessuna parte e, come vi ho consigliato, spero siate andati a vedere qualche riferimento al C++, perché oggi, se non conoscete un minimo di altro linguaggio, non riuscirete a capire molto. Allora, oggi parleremo di classi e oggetti. Allora, in Objective-C ogni oggetto deriva da una classe base. Questa classe base viene detto anche oggetto di root. Oggetto root uguale classe base, cioè un punto di partenza, più o meno. La classe da dove derivano tutti gli oggetti, praticamente quasi tutti. NS object, questa è la classe. Allora, la definizione di una classe, cioè per definire una classe, bisogna prendere in considerazione due parti. Allora, la prima parte è di interfaccia, che solitamente è il file .h, cioè .header, file di testa. Il file di testa, file header, include le dichiarazioni delle variabili di istanza della classe. Per l'appunto, le variabili di istanza sono simili alle variabili, ma le vedremo meglio dopo. Qua cosa significa? C'è un file .h, può essere file.h, si può chiamare, come si vuole. In questo file noi dobbiamo includere le dichiarazioni, cioè dobbiamo dichiarare le variabili di istanza della classe. Vedremo meglio dopo le variabili di istanza. La seconda faccia da tenere in considerazione è l'implementazione. Le implementazioni hanno estensione miofile.m. Allora, cosa ho scritto qua? miofile.m. Allora, piccola cosa, allora, quando voi create un file.h e volete farvi riferimento a creare un'implementazione .m, dovete chiamarlo in maniera uguale. È consigliato comunque. Non si può fare, ad esempio, miofile.h e abc.m. È meglio farle. Certo, poi io posso fare abc.m e importare il .h, poi lo vedremo meglio nella pratica, ma oggi non credo. Allora, questo file di implementazione contiene il codice di ogni metodo e il completamento della classe dichiarata, cioè contiene, possiamo dire, il blocco di informazione di ogni metodo e il completamento della classe dichiarata. Ciò significa che dovete stare attenti
Cioè ogni variabile che dichiarate nel punto header dovete praticamente implementarla nel punto m, cioè si capirà meglio in pratica. Allora, ora parliamo delle variabili di distanza. Allora, una variabile di distanza possono essere, le variabili di distanza si dichiarano con sintassi uguale al C++, cioè tipo e nome. Ad esempio, int casa. Ok? Allora, non sto qua a spiegare che cos'è una variabile, perché ho spiegato ciò quando ho fatto con il C++. È per questo che vi ho detto di andarvelo a vedere quei video per capire meglio, perché ho fatto degli esempi pratici. Quindi, hanno tipo come il C++, cioè int, virgola, double, che ne so io, char, e poi hanno anche tipo di oggetti dell'Objective-C, ad esempio ns-string, come per il, no, magari per il C++ è più semplice, però invece l'Objective-C sono molte, queste ns-string sono tante, non c'è bisogno che le sappiate tutti, però su Xcode vi farò vedere la prossima volta magari come si fa, c'è proprio un modulo con tutti questi tutte queste diciture, queste dichiarazioni. Lo potete trovare anche semplicemente facendo una ricerca su internet o sul sito dell'Apple Developer. Allora, solita storia, per esporre le variabili utilizziamo il metodo setter se la variabile modifica se modificano il contenuto. E getter se restituiscono il valore, restituiscono il valore. Allora, ora parliamo. Allora, questo ad esempio va a spiegare qua il problema che avevamo qua, che non riuscivamo a capire. Ora parliamo di metodi di istanza. Allora, un metodo di istanza, faccio riferimento a qua, di ogni metodo, è una cosa fondamentale nel Objective-C. Serve per l'appunto per dichiarare un metodo, un qualcosa da fare, un blocco di informazioni. Il metodo si può dichiarare così. Allora, il meno, sempre davanti perché è un metodo di istanza. Qua il tipo, double. Lo chiamiamo somma, due punti, e poi, dicevo, due punti, e allora, un secondo. Sì, sarebbe praticamente così. Solitamente viene inserito anche questo. Due punti id sender, punto e virgola. Se però se ne vogliono inserire tanti di metodi, si vuole annidare, così si dice, il processo, si può fare due punti. Che ne so, mi sono fatto un esempio qua sui miei appunti. Sì, calcola velocità, porco cane, calcola velocità nello, due punti, double, spazio, lo spazio percorso per
percorso nel tempo in secondi. Fidatevi, non avete capito niente, ne sono consapevole, ma è molto difficile, veramente molto difficile, spiegare questo adesso. È molto più facile spiegarlo in pratica, è veramente più facile a farsi che a dirsi. Allora, quindi lasciatelo praticamente in sospeso. Lasciamolo praticamente in sospeso intanto e ve lo introdurrò meglio, lo capirete meglio nella pratica. Allora, mi sto allungando un po' troppo. Comunque, richiamare metodi e proprietà. I metodi hanno questa sintassi. Ricevente si può, diciamo così, riassumere in questa maniera: ricevente e messaggio. Se vi ricordate, quando abbiamo preso in considerazione, per farvi capire, quando abbiamo preso in considerazione all'inizio Xcode, che abbiamo aperto un file di tipo Foundation Tool, c'erano queste linee di codice. Allora, un attimo che non mi ricordo, ns autore leas pull alloc poi chi c'era? Ah, certamente init. Allora, prendiamo questo metodo e esaminiamolo. Allora, ns autore release pool è il ricevente e è una classe, ok? Una classe che deriva dall'ns object, ok? Quindi questo deriva da questo. Alloc è un messaggio, è il messaggio, è una dicitura, un comando ereditato da questa classe. È un po' un miscuglio, però questo è ereditato da questo, che a sua volta è ereditato da questo. Init invece è il comando di inizializzazione, cioè alloca uno spazio di memoria, inizializziamo questo comando, ok? La teoria di oggi era veramente molto difficile, spero non abbiate capito. Se non avete capito, veramente scrivetemelo, scrivetemi alla mia mail cplus.helper@gmail.com, iscrivetevi, visitate il mio sito, mi raccomando, se avete qualsiasi tipo di problema non esitate a contattarmi, vi risponderò il prima possibile. Molto prima di una giornata. Grazie per la visione. Ciao a tutti.